Nulla da fare per gli operatori turistici e per le società di trasporto privato della costiera amalfitana. Il TAR Campania ha rigettato i due ricorsi che erano stati presentati contro l'ordinanza dell'ANAS che regolamenta il traffico tra le strade della Divina. Restano dunque le restrizioni per i bus turistici e il senso di marcia obbligatorio in direzione Positano Vietri sul Mare. Sospesa per quest'anno invece l'entrata in vigore delle targhe alterne, un provvedimento considerato storico dal sindaco di Positano Michele De Lucia, che ad 8 Channel 6 96 ha espresso la sua soddisfazione. Dopo 30 anni finalmente è arrivato un primo provvedimento che va nel migliorare quello che è la viabilità ma anche la vivibilità della nostra costa da mare. Con questa prima ordinanza regolamentiamo quello che è l'accesso dei pullman, ci saranno queste due finestre con queste due fasce orarie e con il senso unico da Sorrento verso Vitri. E diamo inizio a quello che è il futuro, ci speriamo quanto prima, di una zona ZTL con ingresso contingentato e limitato a quello che può ospitare la Costa d'Amalfi. Veramente abbiamo fatto il possibile affinché si raggiungesse un obiettivo storico. Non va dimenticato il lavoro fatto dalla prefettura di Salerno con il prefetto Russo